già importante distinguere il concetto di comunicazione operativa dal concetto di comunicazione emozionale o di comunicazione poetica. La comunicazione poetica, ad esempio recitare una poesia, ha delle sue caratteristiche. Si può parlare di una performance poetica? Ma assolutamente sì, cioè riesce a muovere l'anima, riesce a muovere lo spirito, riesce a far sentire, a provare qualcosa, qualcuno. Sì. Si può parlare di una comunicazione emotiva, sì, ma si può parlare anche di una comunicazione operativa, cioè quella comunicazione che deve far succedere le cose. Una bellissima poesia, però non invitarti a, non so, capire cosa devi fare in caso di incendio, no? Per dire. Quindi noi dobbiamo distinguere molto bene il fatto che esiste una comunicazione operativa da una comunicazione poetica o una comunicazione anzi addirittura autoreferenziale, cioè parlo per me stesso. Quando parliamo di sicurezza, e ci crediamo perché la sicurezza è sicurezza in tutti gli ambiti di cui si occupa questa scuola, cioè business, la sicurezza aziendale, accidenti, quanto importante è quando qualcuno si fa male o ci sono morti sul lavoro. Se andate a guardare, il 95% circa delle cause sono dovute al fattore umano, anche i più grandi disastri che possono venire in mente, schettino, l'aereo e quel pilota che si è andato a schiantare sulla montagna, tutto quello che volete, cioè quasi sempre dai grandi disastri ai micro disastri è il fattore umano. Poi l'ambito sportivo, accidente, sicurezza è importante, cioè si possono fare sport estremi come l'apnea, come il volo a vela, come l'arrampicata, affrontando anche sfide mostruose in grande sicurezza, oppure invece si può pensare di essere sicuri ma non essere. È un meccanismo mentale. Il concetto chiave che voglio dare oggi è ecologia della comunicazione, ok? Ecologia della comunicazione. Perché se io voglio lavorare sulla sicurezza devo riuscire a costruire una comunicazione ecologica. Una comunicazione ecologica ha un suo contrario, una comunicazione disecologica, no? E io ve lo devo far sperimentare. Credete che non ci siano dei posti di lavoro dove non si entra così, cioè con l'offesa, con la... Allora voi che non capite un cazzo, eccetera, eccetera. Predisposizione d'animo disastrosa, se io poi adesso ti dicessi anche una cosa che ti fa bene, basta solo che si veda dal corpo, no? Camminiamo narcisamente, per favore. La Francesca non ce la fa. No. Vedete qualche comunicazione tra di noi? Come ideologia della comunicazione non ci siamo. Se io poi dovessi riuscire a trasmettere un messaggio operativo importante, non ci riuscirei, non ho proprio interlocutore. Io sono in una situazione di disecologia della comunicazione. Vi faccio vedere. Francesca, qual è il senso della vita? Il senso della vita è... Basta. Vedete, la castrazione, l'ecologia della comunicazione, non ti permetto neanche di parlare, non ti permetto neanche di avere accesso. Ma io vorrei con te ogni tanto riuscire a trattare un tema di cosa fare, no? Cioè, possiamo fare qualcosa, magari con tuo figlio, dai, prego un cazzo. Non serve a niente, dimmi non serve a niente. No, dimmi solo, non serve a niente. Non serve a niente. Okay. Cosa fa? Se si dice non serve a niente, quante volte non lo sentite dire non serve a niente? Non serve a niente. Bastante. E deve eseguire, ok? Cioè, vabbè, io eseguo anche, però se capisco cosa devo fare, magari anche meglio. Bene. Allora. Entusiasmami la platea. Una ruota, vai. No, entusiasmami la platea dicendo, l'entrare dentro l'emozione, quando ti entra l'emozione tu riesci a portare. Quindi voi vedete fuori che c'è una personalità, 1, 2, 3, 4, 5, 5 personalità, 5 modi diversi di dire, 5 modi diversi di fare. C'è un gruppo di persone che crea un'ecologia della comunicazione, ci sediamo qui, stiamo bene,
o c'è una disecologia della comunicazione. Vi faccio vedere un esempio di come inizia la disecologia della comunicazione. Dico, Gabri, io fammi così. Gabri, io no, perché pensavo non parlare. Perché l'ecologia della comunicazione non è tanto solo quello che dici, ma è molto spesso anche quello che non dici, no? Grazie. Vedete che anche con un semplice io si può essere ecologici o disecologici. La prima vera segnalazione di una tragedia. Ecco, l'altro che atteggiamento ha? Distaccato, prendi note, dai, parlaci tu, ok? Ok. Quindi vedete l'atteggiamento con cui ti poni di fronte ad un qualcuno che vuole parlare con te. E questo succede anche a una famiglia, in un'età di crisi, capito? Cioè non ci dovrebbe essere questo atteggiamento di sottovalutazione. Non ci dovrebbe essere. A me è capitato di andare in un'azienda a fare una visita per fare della formazione sulla sicurezza e di vedere che in una centrale di monitoraggio l'atteggiamento alla radiolina, intanto la radiolina no, perché cioè, ti sconcentra. Poi uno che giocava, l'altro che faceva il video poker al computer, e ragazzi, ma che cazzo state facendo? No? Allora hanno detto, ah, perché questo è un consulente che lavora anche per l'esercito, uno fa così, no? Ma testa di cazzo, cioè sei un idiota, non devi stare in una unità di crisi, tu devi andare del piazzale a spalare le tane, perché tu qui hai a che fare con un qualcosa che si esplode e salta mezzo paese.